Gianni, allora, la Proloco di Diana Borganzo, come sempre, non smentisce, piatti genuini, razioni abbondanti, è veramente un piacere essere qui con voi, tra l'altro in un'annata nella quale avete deciso di aumentare, se possibile, di fare feste un po' tutta l'estate. Sì, a Ferragosto, facciamo quest'anno abbiamo aggiunto Ferragosto, il 15 e il 16, e una nuova sagra che possiamo già gustare questa sera, un pignattin du Pescaù. E quindi stasera c'è l'anticipazione, poi a Ferragosto. A Ferragosto poi ci sarà la sagra vera e propria con gnocchi al pesto. E poi cosa posso ancora dirvi? Che si continua, non si finisce a Ferragosto. Sicuramente, domenica c'è Disco Inferno e spero che sia un successone. Lo sarà sicuramente, Gianni, complimenti all'impegno di tutto lo staff di Borganzo, di questa splendida borgata, perché offrite anche l'occasione di vedere questo territorio circondato da altre meravigliose borgate, dal nostro verde, dai nostri ulivi, e quindi insomma è un modo di fare festa all'aria aperta in zone che meritano veramente di essere valorizzate. Secondo me siamo in una valle meravigliosa, una valle chiusa 5 km dal mare, è aperta nello stesso tempo, secondo me è una delle migliori valli, sarà un po' di parte però. Appena appena, ma va bene Gianni, ma va bene. Così invito la gente a venire tutti quanti lì da noi e senz'altro li facciamo star bene. Il nostro editore Gabriele Francesco Zunino è presente qui a Diana Borganzo, dobbiamo dire che Imperia TV è un po' vicina a tutte le Proloco, i paesi che hanno voglia di farsi conoscere, che hanno voglia di mostrare anche questo territorio bellissimo e anche i tanti simpatici amici che li vengono a trovare, come questo signore che è qui vicino a te. Io questo signore ho piacere di averlo conosciuto questa sera e lui mi ha detto: non avrei parlato questa sera, tu ogni festa che c'è che vai con la tua emittente devi essere presente. Allora ho detto: persone come lui che hanno una stima per un'azienda che lavora, che crea dei posti di lavoro, ho detto: venga qua vicino a me, mi dica chi è lei. Io sono un abitante di San Lorenzo al Mare, mi chiamo Silvio, sì. In inglese Silver Evelyn. E quindi la segue sempre la nostra emittente? Sempre, la Imperia TV è la mia prima, non perché parlo adesso, la prima TV che seguo. Perché c'è l'entroterra, problemi della provincia, cose che interessano ai cittadini. Vedi, oggi questa è verità. Grazie. Informati, la gente, abbiamo tanta che ci vuol bene. Poi sai, nel mucchio c'è anche l'arrogante politico che ci sta, no? Per non darci un altro nome, no, vi vedo ridere. Però noi abbiamo resistito a tutte le avventure. Siamo qua. Forse a dispetto di qualche politico, però noi ci siamo. E voi continuiamo. Avete un lavoro. Queste sono le cose belle. Trovare la gente che ci vuol bene, trovare la gente che ci stima, ci dà uno stimolo in più per andare sempre avanti e per fare sempre meglio. E da Borganzo saluto tutti i nostri sponsor, che sono la cosa più importante. Credetemi, noi di Imperia TV, sponsor della nostra provincia, e di Genova e di Savona, noi vorremmo fare tante cose, però abbiamo ancora bisogno di tanti sponsor come voi che abbiamo adesso. Voi dateci credito, noi siamo seri, quindi noi abbiamo bisogno genuini come i prodotti di Borganzo. Dateci fiducia che noi sicuramente porteremo nelle vostre case tante tante cose interessanti. Ciao a tutti da Borganzo.